Vi faccio soltanto qualche esempio. Non c'è bisogno di essere nati in Sicilia, di avere vissuto e respirato quell'aria per capire che se io sono un candidato alle elezioni regionali, comunali, nazionali e so chi è il capomafia del paese e gli vado a chiedere il voto e magari per cercare di procurarmi consenso poco prima delle elezioni me lo metto sotto braccio e mi faccio una passeggiata la domenica nel corso principale del paese, non c'è bisogno di essere siciliani per capire che in quel modo io ho accresciuto enormemente il prestigio e il peso criminale della mafia. Attenzione, quel politico non ha commesso un reato. Non esiste un reato, benché vi vogliano fare credere, adesso ci torneremo, sulla vicenda del concorso esterno, non esiste nessun giudice che ha mai incriminato nessuno, perché la legge non consente di incriminare nessun politico che semplicemente chiede i voti alla mafia o si fa la passeggiata o frequenta consapevolmente il mafioso. Ma siete d'accordo con me che anche se non ha commesso un reato, quel politico non è degno di rappresentarci? Eppure cosa accade di fronte a questi fenomeni? Non viene considerato un disvalore per il politico il rapporto con il mafioso, ma soltanto se c'è un reato, cioè se poi magari ha contribuito in maniera concreta, specifica e rilevante con propri atti e condotti a favorire la mafia, Questo è inaccettabile. La politica ha lasciato alla magistratura il compito esclusivo di combattere i rapporti mafia-politica. È come se appunto si fosse delegato alla magistratura il compito della lotta alla criminalità, il compito esclusivo, come se la politica se ne lavasse le mani. Per cui se non c'è la prova del reato, un politico può continuare a svolgere mansioni importantissime di rappresentanza di tutti noi, anche se ha consapevolmente cercato i mafiosi, magari per ottenerne il sostegno elettorale. E allora non è la magistratura che invade il campo della politica, è la politica che su determinate questioni ha fatto mille passi indietro e ha lasciato alla magistratura il compito esclusivo di fare rispettare la legalità. Io credo che se non si scioglie questo nodo del rapporto mafia e politica non andremo da nessuna parte, e sono molto preoccupato perché non vedo grossi cambiamenti nella nostra società, non vedo anche nel nuovo governo un'azione decisa, come ricordava il collega Pavone, per fronteggiare quelle condotte grimaldello, la corruzione, gli abusi d'ufficio, le turbative d'asta, grimaldello perché sono le condotte attraverso le quali le mafie penetrano le pubbliche amministrazioni e l'economia. E perché allora ancora queste condotte non vengono sanzionate severamente e si deve continuare ad assistere allo scempio che anche quando la magistratura le accerti e accerti i colpevoli, i processi si concludono con la prescrizione? Perché ancora vi vogliono fare credere, poi uno dice scrive i libri perché non ne può più di mistificazioni. Recentemente quanti di voi hanno sentito la notizia che il senatore Dell'Utri è stato assolto? Il senatore Dell'Utri è stato condannato in primo grado, in secondo grado la Cassazione ha annullato con rinvio, ha detto dovete rifare il processo di secondo grado, ma non ha assolto nessuno. Se avesse ritenuto di assolverlo avrebbe annullato senza rinvio. Eppure quanti politici dicono e adesso chi chiede scusa chi al senatore Dell'Utri? Queste sono mistificazioni, così come è una mistificazione quando vi dicono il concorso esterno in associazione mafiosa è un reato inventato dai magistrati. Guardate,
anzi molto spesso dicono anche, aggiungono anche certi personaggi politici senza pudore e dignità, Falcone e Borsellino non avrebbero fatto ricorso a questo dopo. Strumento. E allora io vi dico questo, io non so chi di voi, questa bellissima platea di questa sera, chi di voi è addetto ai lavori, ha studiato giurisprudenza, ma che il concorso esterno in associazione mafiosa non è un reato inventato, ma è un'applicazione di un principio generale del nostro codice penale sul concorso di persone nel reato, lo sa anche uno studente del secondo anno di giurisprudenza. Eppure vi vogliono fare credere che è inventato. Dai magistrati comunisti. Peccato che c'è una sentenza del 1876 che condanna alcuni soggetti notabili della Sicilia di allora per concorso esterno in brigantaggio. Allora non c'era il reato di associazione mafiosa, ma c'era il reato di brigantaggio. E poi cessino, perlomeno abbiano il pudore di non sventolare la figura di Falcone e Borsellino, quegli stessi personaggi politici che quando erano in vita li hanno massacrati definendoli volta per volta giudici protagonisti, professionisti dell'antimafia, giudici che volevano rovinare l'economia siciliana e italiana, giudici comunisti o quant'altro, e si ricordino che il reato di associazione mafiosa è stato introdotto nel nostro codice penale nel 1982 e che già nel 1985, il collega Pavone riviveva queste situazioni, io ancora non ero entrato in magistratura, ma Giovanni Falcone e Paolo Borsellino furono i primi che utilizzarono lo strumento giuridico del concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Salvo Lima, dei cugini potentissimi Nino e Ignazio Salvo, gli esattori delle tasse in Sicilia, vicinissimi alla Democrazia Cristiana e al senatore Andreotti. Ci vuole un'operazione di verità nel nostro paese. Poi ognuno di voi si formerà la propria opinione, ma quello di cui si sente il bisogno è la verità. Perché vi devono dire, ci devono dire, che il senatore Andreotti è stato assolto e uscito indenne da tutte le accuse del processo di Palermo, quando invece nella sentenza che è passata in giudicato c'è scritto che fino al 1980 ha intrattenuto consapevoli rapporti con capimafia siciliani di primissimo livello, ha chiesto loro notizie, ha interloquito sul delitto del presidente della regione Mattarella, ha chiesto loro notizie e spiegazioni sul delitto Mattarella. Queste cose, quanti di noi italiani siamo in condizioni di saperle, di averle lette nella sentenza passata in giudicato? Se non abbiamo la pazienza di leggere i documenti che pubblica Antimafia 2000 o pochi altri giornali e siti, e invece leggiamo i nostri quotidiani o ascoltiamo i nostri telegiornali dove santificano anche quelli che sulla base di fatti accertati non potrebbero essere santificati. Io credo che dovete tenere, scusate se non voglio invitarvi, lo dico da cittadino a cittadino, abbiamo semplicemente un obbligo noi cittadini nei confronti di noi stessi e dei nostri figli. Cerchiamo di tenerci informati, di capire, poi di formarci l'opinione la più diversa, ciascuna può essere la più diversa dalla mia, da quella del collega Pavone o da quella di tanti magistrati, però l'obbligo è quello della informazione e della conoscenza, perché invece è attraverso la disinformazione e l'oblio che vogliono condizionare la nostra democrazia e le nostre coscienze.